avete finito il lavoro. Vi ho detto che là c'è un altro avversario, quando fate questo continuate a correre dritto qua così. No, poi fate il cambio di passo, allontanate me, dopo c'è un'altra persona qui, in teoria, voi dovete fare lo stesso, fare così e andare di là, ok? State tutti finendo, dopo che avete fatto il primo, correte di là e andate a sbattere contro il primo. Fate il cambio di passo e partite per... Allora Martin, come ci si sente dall'altra parte della barricata come allenatore? Guarda, è veramente, nel senso, sono ragazzi molto giovani ed è veramente bello vedere quanto contenti e felici sono. Non so quanto potrò insegnarli io, però almeno cerco, secondo me è importante che loro, sai, sono ragazzi giovani, si devono divertire. E per adesso vabbè, ogni tanto non ascoltano, però basta alzare un pochettino la voce. Bravo, bravo, cambia ancora, bravo, vai. Quasi. Vincimi, cambia ancora. Bravo, pallone, via. Vai. A stare insieme a 80 ragazzini urlanti così è meglio avere due cani in casa e non pensare ad avere un piccolo rompipalle che ti gira, guarda, per casa. Ancora ti giuro, cani, che 80 sono veramente tanti, poi sai come sono, cominciano a gridare e tutto. Però come ti dico, io per i bambini ho una debolezza, anche perché sai, vederli felici, contenti, per me è una cosa incredibile. Poi vedere qua, o quando è arrivato oggi Morgan, o quando c'è Gonzo, o quando c'è Sergio, loro impazziscono, è una cosa molto molto bella. Video, al prossimo, buttagliela dentro, capito? Non dici questo? Al prossimo. Ora. Parliamo del rugby dei grandi. Il tour nelle Americhe è andato, poteva andare meglio, come lo giudichi? È stato un tour molto, molto difficile sicuramente. Ci sono state due vittorie, che era quello che si voleva fare, tre contro l'Argentina di sicuro le avevamo fatte scappare noi. Dopo le altre, secondo me si poteva vincere molto di più, soprattutto l'ultima, che loro hanno giocato gli ultimi minuti in 13, però purtroppo abbiamo avuto troppi palloni persi, troppe palle perse in attacco, dentro 22 con mete fatte. Penso che a questo livello, sai, le tue chance le devi prendere. Va bene che era l'America, il Canada, però anche c'è una combinazione, tanti ragazzi nuovi e giovani, ma è giusto che sia così, perché facendo errori si impara. Penso che a loro bisogna darle la fiducia e il tempo soprattutto, perché io, come ho detto l'altro giorno, anche io con Sergio, Mirko, abbiamo cominciato tutto più o meno assieme. C'era Kirwan che ci ha dato fiducia, anche se forse noi non eravamo all'altezza. L'unico modo è crederci nei giovani e farli giocare e farli crescere. Sono queste le partite che loro devono giocare, perché sai, 3-4 anni non ci saranno più noi vecchi, sono loro il futuro dell'Italia. Allora penso che è giusto che sia così, e ci sono tanti ragazzi che secondo me avranno un futuro molto molto buono, solo che devono giocare, e soprattutto devono giocare ogni weekend partite importanti. Speriamo che tanti di loro possano giocare nella Selva. Questi primi mesi con Brunel, è cambiato qualcosa dal punto di vista del modo di allenare, di pensare? No, già che è una persona molto molto tranquilla, gli piace parlare tanto con i giocatori. Si è visto, lui vuole che noi giochiamo molto di più la palla. Sicuramente questa mentalità è cambiata, è quello che stiamo cercando di fare. Solo che, come ti ho detto, forse un po' c'è il cambiamento, un po' gente nuova e tutto. Bisogna anche dare il tempo per amalgamare tutti i pezzi assieme. Siete a coppie o no? Tutti a coppie? Torniamo a te, con questi ultimi tre spot che hai fatto per Edison, hai sfondato anche in quel pubblico che probabilmente il rugby non lo segue, non sapeva chi fossi. Stai diventando uno degli sportivi italiani più famosi e più seguiti. Come ci si sente da VIP? No, da VIP, guarda, io penso che sono... io sono sempre uguale, non cambierò, nel senso, VIP non penso che lo sarò più, forse sono un pochettino più riconosciuto, ma... Penso che sono sempre il solito cretino che fa le solite cose, no. Questo di sicuro no, non mi cambierà, però sicuramente è una cosa molto bella, e penso che per chiunque faccia uno sport e vuole essere riconosciuto, speriamo che mi riconoscano per quello che faccio in campo, non per quello che faccio fuori, però per adesso spero che sia più quello che faccio in campo che quello che faccio fuori. Però sai, sto diventando vecchio, devo trovare un lavoro, forse come attore lo trovo. Bud Spencer del nuovo millennio? Va bene, va anche lui ha guadagnato tanto, penso, allora va benissimo.